Seguiti tra ieri e stanotte, vista l'adunanza di tutti i presidenti di sezione, io proclamo per l'adunanza di noi tutti i presidenti, con orgoglio, lasciatemelo dire, ed emozione, sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio. L'emozione è veramente tanta. Sono state giornate intense. È stato un mese intenso, è stato un mese che abbiamo, come dire, vissuto insieme. E forse, ecco, questo nostro vivere quotidiano insieme ha fatto sì che oggi la lista numero uno, nuovamente Cropani Rinasce, fosse poi la lista vincente. Non è stato semplice, riconosciamo che la vittoria è stata una vittoria veramente risicata, ma riconosciamo anche che è frutto di un grande lavoro, che non era scontato. E quindi la sentiamo tutta questa vittoria e ci impegneremo affinché i progetti che abbiamo, come dire, diffuso durante la campagna elettorale e che sono ben impressi nelle nostre teste vengano poi, come dire, praticate nei giorni a venire. Cropani ha bisogno di rinascere e questo è un qualcosa che sappiamo tutti, che sappiamo noi e che sa tutta la popolazione di Cropani, anche chi non ci ha votato. Quindi il mio impegno, l'impegno dell'amministrazione che verrà, sarà appunto quello di rinascere insieme tutti, perché la fase, il periodo delle distanze deve definitivamente finire, perché Cropani non ha più bisogno di questo e il mio impegno non sarà soltanto quello di riuscire ad essere un buon amministratore, ma sarà anche quello di continuare ad essere un buon politico, quindi riuscire a fare anche da collante in questo paese, perché questo penso che necessita forse ancora di più rispetto al grande lavoro amministrativo che ci spetta. I ringraziamenti ovviamente vanno a tutti voi, va alla squadra che mi ha sostenuto, che dal primo momento si è messa a disposizione, che mi ha pure supportato e sopportato, però abbiamo imparato in questo mese a conoscerci, a capire un po' come siamo fatti. Con molti di voi ci conoscevamo, abbiamo intrapreso un lavoro politico in tempi non sospetti e quindi adesso è il momento di diventare gli amministratori di questo paese. E lo faremo bene. Io vi ringrazio e adesso godiamoci questo momento tutti insieme, e abbracciamoci forte e stiamo uniti perché ce n'è bisogno, ne ha bisogno. Bravo!